Dai dispetti alle mancanze di rispetto. Dalle risate alle vere e proprie figuracce. Ogni comportamento negativo e in qualsiasi modo inappropriato è enfatizzato e portato all'estremo quando hai la sfortuna di viverlo in diretta televisiva. Gli schermi interattivi saranno anche comodi, ma sicuramente questa giornalista non li userà mai più. Anche questo meteorologo decisamente non ha un buon rapporto con questi schermi, che sembrano improvvisamente impazziti. A quanto pare a Cave Creek si registrano ben 1626 gradi, un vero e proprio inferno. I'm not authorized to evacuate our tube because temperature seems pretty high. Cave Creek is really Yeah, Cave Creek, Fountain Hills, they don't look good either. And frankly, Wickenburg is a total loss. You might as well just get out of anywhere along this 60 here. It's a very warm surprise. It's starting to heat up as well at 1300 degrees. So, quando la tennista belga Kim Clijsters ha detto che il primo tifoso che sarebbe riuscito a baciare la sua avversaria Janina Wickmeyer avrebbe vinto una macchina, un gruppo di uomini si è immediatamente fiondato in campo ad attaccare la tennista. Forse un pochino esagerato, non credete? Hanno dovuto portarli via con la forza. Durante il suo programma Late Night, Conan O'Brien viene beccato a fissare e Nicole Scherzinger lo riprende subito. Focus, Conan, to be they asked me. I'm gonna keep her very calm. He asked me. Se le favole ci hanno insegnato qualcosa, è che il rapporto con una matrigna può essere davvero duro. Guardate Melania e Ivanka Trump, ad esempio. Durante questo convegno, mentre Ivanka passa accanto a Melania e al presidente, le due donne si sorridono. Ma non appena Ivanka si allontana, l'espressione di Melania cambia completamente. Ah, queste matrigne! Deve essere stata molto dura per la cantante serba Aleksandra Prijović quando i giornalisti hanno cominciato a speculare su un tradimento del suo compagno mentre lei era incinta, proprio mentre la intervistavano. Il meteorologo della BBC Thomas Scheffernaker è il suo dito medio, camuffato alla perfezione, o quasi, da una grattatina al mento. Every now and then there's always one mistake. Durante la prima e conferenza stampa del film, questo giornalista ha provato a dare un bacio all'attore Will Smith, il quale giustamente si è difeso con uno schiaffo di cui parlano ancora tutti. Oh my god, a dream, there you go. There you go. Sono state davvero molte le volte in cui la famosa presentatrice Ellen DeGeneres ha messo davvero in imbarazzo i suoi ospiti. Possiamo dire che il The Ellen Show è famoso proprio per questo. Un esempio? Beh, quando ha invitato la cantautrice e popstar Taylor Swift per una chiacchierata intima e diversa dalle altre, che si è rivelata una strana conversazione piena di momenti imbarazzanti. Anche con Sarah Paulson ha un pochino esagerato quando si è travestita da clown. In fondo, come lei stessa ha detto, visto che Sarah recita sempre in film e serie TV di paura, ho pensato che le piacesse essere spaventata.
Amanda Holden dà prova della sua abilità di ginnasta al The Graham Norton Show. Ma quel tubino non vuole proprio collaborare. Kim Kardashian non ne può più di spiegare che il suo sedere non è rifatto e in un momento di esasperazione prova a convincere il conduttore Alan Carr facendoglielo sentire. Come si dice, provare per credere. Russell Brand sembra aver dimenticato di essere in diretta con Jimmy Fallon al The Tonight Show e senza pensarci due volte ci prova con Catherine McPhee. You have to move out of your chair and Catherine is welcome to see me. No, she's not. It's not. No, don't do it. Trust me. Don't do this. Don't even say for the Queen. You We're can't. Gonna do an interview. Don't say for the Queen. For the Queen. No, don't say that, please, Russell. Russell, you're beautiful. Russell, please. Oh, thank you. Should I just sit here? Sure. Dopo il servizio di questa povera modella che continuava a cadere in passerella, i giornalisti in studio non riuscivano più a smettere di ridere. Poco professionali, ma con una risata decisamente contagiosa. That was uncool. That's embarrassing. This is at least the second time. Well, you all are just really tickled by that, aren't you? You try walking in those shoes. Cosa ne pensate? Quale di questi momenti è stato il peggiore, secondo voi? E quale vi ha fatto più ridere? Fatecelo sapere nei commenti. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. Sul video sullo schermo per altri incredibili video come questo. Alla prossima!